il cinema, lo spettacolo, i festival che tornano in presenza. Cosa significa? Beh, questo è un segnale importantissimo, è un segnale per tutto il mondo della cultura, perché i festival, ovviamente, soprattutto andando verso la stagione estiva, sono quel momento di aggregazione anche per le comunità. Non a caso ora parliamo proprio di un festival diffuso che avrà una sede che è Todi, ma che racconterà tutto il territorio dell'Umbria. L'Umbria sta facendo un grandissimo lavoro, ha iniziato con la Film Commission, è un grandissimo lavoro perché in realtà l'audiovisivo è quello che serve per raccontare i territori, porta lavoro e lavoro stabile quando una Film Commission funziona bene, poi pensiamo porta anche tanto turismo perché è uno dei vettori maggiori. Io poi sono una grande promotrice dell'audiovisivo, per cui sia dei film che delle serie, perché sono moltiplicatori di investimento grandissimi. Quando il pubblico investe un euro ne ritornano quasi tre sul territorio, per cui ovviamente è un lavoro importante, fondamentale per una regione. E poi insomma il cinema ci racconta, il cinema è una delle basi del know-how del nostro paese. Si parla ovviamente di PNRR, la ripresa del paese dopo mesi davvero complicati. La cultura è uno di quegli asset che, sui quali davvero si può pensare di fondare il futuro, la ripresa del paese Italia? Ah sì, sembra quasi banale dirlo, ma il nostro paese di cultura veramente può vivere. All'interno del PNRR ci sono una serie di investimenti importanti, parlando proprio di quello che raccontiamo oggi, nei borghi, perché ci sarà un investimento enorme per quanto è il recupero dei borghi, anche gli insediamenti rurali e poi anche il cinema, perché pensiamoci, ci saranno questi 300 milioni che verranno sì investiti in Cinecittà, ma Cinecittà è l'Italia, deve diventare l'Italia, Cinecittà è l'attrattore mondiale per far venire ovviamente a girare nel nostro paese. Però poi Cinecittà, ovviamente, quando qualcuno arriva e dice magari dall'America voglio il lago, poi gli proporrà il lago delle varie regioni, la montagna delle varie regioni, il borgo delle varie regioni. E per questo è importante avere delle film commission che funzionano bene, delle film commission che devono trovare un ruolo fondamentale all'interno di Cinecittà.